Ciao ragazzi, sono Ara e benvenuti a questo nuovo unboxing. Ebbene sì ragazzi, Ara non va mai in vacanze, lo fa solo per voi e siamo di nuovo tra i Transformers, più precisamente Transformers Prime, e qui abbiamo un ospite davvero speciale, ovvero il signor Optimus Prime, che è il capo degli Autobots, ovvero dei buoni. Anche questa volta è prodotto dalla Hasbro. Anche le serie animate sono prodotte dalla Hasbro, attenzione. Anche questa volta come età ci siamo, di poco però ci siamo. Il livello di trasformazione è sempre facile, però è comunque un po' più difficile di Bumblebee, se vi ricordate. Diamo un'occhiata al retro, c'è l'immagine del nostro Optimus Prime con tanto di cannoni. E poi qui c'è il solito scontro tra il bene e il male, ovvero tra Autobot e Decepticon. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo ad unboxare il nostro Optimus Prime. Ed ecco qui il nostro comandante fuori dalla confezione. Nella scatola c'era questo libretto piuttosto enorme che dice tutte le istruzioni della trasformazione. A me piace comunque trasformarli da solo come se fosse un mini puzzle. Ovviamente con Bumblebee è stato facilissimo, però con questo è stato un pochino più difficile. Andiamo a vedere i dettagli del nostro Optimus Prime, che devo dire sono abbastanza soddisfacenti, anzi più che soddisfacenti secondo me. Ci sono più dettagli rispetto a Bumblebee, ma questo è dato anche dal prezzo, che è di 12 euro. Vediamo velocemente le articolazioni: abbiamo rotazione a 360 gradi della testa, apertura delle braccia, rotazione del braccio a 360 gradi, piegamento al gomito, niente alla vita. Poi c'è questo movimento del busto, ma comunque serve per la trasformazione. La gamba va avanti e indietro, e poi c'è il movimento del ginocchio sia indietro che in avanti, ma comunque è inutile in avanti. E il piede può andare solo su, sempre ai fini della trasformazione, e non va giù. Come vedete, ha queste armi già in mano, che ovviamente si possono togliere per farlo trasformare. Andiamo a vedere la trasformazione. In questo caso è un po' più complessa di Bumblebee, proverò a farla velocemente in diretta, spero di non metterci troppo. Ecco qua, la parte di sopra è completata. Andiamo a posizionare le braccia per costruire la parte anteriore. Guardate, le gambe si separano in questo modo, che è abbastanza una figata, per poi costruire la parte anteriore, ripeto, del truck, il nostro camion rosso. I piedi si ripiegano sopra, sto andando il più veloce possibile, si mettono le braccia qui, quindi ha le ruote posizionate nella giusta maniera. Il sopra si chiude, ed ecco qui abbiamo completato il nostro track, se non che bisogna aprire i tubi di scappamento. Qui vedete c'è il buco per il rimorchio, solo che non credo vendano il rimorchio, perché ho cercato un po', l'avrei anche comprato, ma purtroppo non ho trovato tracce. Vediamo velocemente il track, che non è niente male. Qui ha anche dei buchi dove si possono inserire le armi, o di lato oppure sopra, ma io lo preferisco senza le armi quando è veicolo. Ora anche qui, visto che ho la possibilità, facciamo una piccola comparazione. Questo che vedete qui è un Optimus Prime molto ma molto datato, si parla degli anni 94-95, al massimo 96, non ricordo con precisione. Ora lo trasformiamo velocemente, è abbastanza più alto del nostro Optimus Prime moderno. Ed ecco qui in due Optimus Prime a confronto. Non vi annoiate ulteriormente ritrasformando Optimus Prime moderno. Guardate, l'altezza per la cronaca è di 9 cm circa, quindi c'è una bella differenza con il nostro Optimus Prime datato, perché questo è alto sui 14,5. E nonostante questo, l'evoluzione di questo giocattoli si vede come, perché è decisamente più complesso questo qui, anche se è più piccolo. Bene, questo piccolo Back in Time è finito, così come anche la nostra recensione, e ci vediamo alla prossima
collezionate sempre. Ciao da Ara e da Optimus Prime piccolo e da Optimus Prime grande, senza mani perché le ho perse. Ciao. Un pochino più di tempo, abbiate pazienza, ve la faccio in diretta. Vaffanculo.